Sono riprese questa mattina le ricerche del giovane di 22 anni di Partinico che è finito in acqua trascinato da un'onda anomala insieme ad un amico con il quale si trovava nella baia di San Cataldo a Terrasini. Le mutate condizioni meteorologiche hanno trovato i due ragazzi impreparati, uno dei due è riuscito a salvarsi e a chiamare gli aiuti, l'altro invece è disperso da più di 48 ore, ma le ricerche proseguono, nonostante il maltempo di stanotte abbia costretto ad un'interruzione di qualche ora. Stamattina al largo di Terrasini sono uscite le motovedette della Guardia Costiera per controllare la zona, mentre da terra è stato rinforzato il contingente con 6 persone della Protezione Civile che pattugliano la costa anche attraverso l'utilizzo di droni sottocosta. Sono ore di apprensione per le ricerche in corso del ragazzo partinicese. Ci stringiamo attorno alla comunità partinicese, ho sentito il sindaco, così come sento continuamente la Guardia Costiera, il comandante Luca Ioli qui a Terrasini, e voglio ringraziare la Capitaneria di Porto che sta coordinando, così come la Prefettura, sta coordinando tutte le forze in campo. C'è la Protezione Civile, c'è la Polizia Municipale, ma soprattutto ci sono tanti mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco, reparti speciali. C'è la Polizia di Stato, ci sono i Carabinieri e c'è anche la Guardia di Finanza, con mezzi aerei e navali sul posto che stanno lavorando alla ricerca di questo ragazzo. Quindi ci auguriamo che al più presto si possa ritrovare il ragazzo. Nello stesso tempo tutto quello che noi potevamo mettere in campo lo stiamo facendo. Quindi molta apprensione e un ringraziamento a chi stava lavorando in questo luogo. Il consiglio che mi sento di dare ai ragazzi soprattutto è quello di evitare in queste giornate così particolari di scendere in questi luoghi lungo la costa, dove il mare certe volte o anche la discesa a mare è impervia, non è facile e quindi è molto pericoloso. Quindi si è giovani, si ha voglia di fare, però bisogna essere prudenti e bisogna stare attenti.